Ragazzi, prima di iniziare quindi subitissimo un bel like. Conto su di voi, te che mi stai guardando lascia subitissimo un bel pollicione in su. E vi ricordo che prima di questo video ne è uscito un altro tipo un paio di ore fa su Leeds Light, praticamente ormai quasi confermata. Andate a recuperare, lo trovo sopra nelle schede come primissimo video, ovviamente anche sul canale. Detto questo, un bel like, iscrivetevi live oggi su Twitch alla solita ora, link in descrizione. E buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Jump, perché sì ragazzuoli, siamo qua per andare a fare ovviamente prettamente e principalmente un video dove parliamo di Sari. Le andiamo un attimino a dire effettivamente sì, se pullare o meno, perché questo è il fulcro di questo video. Ieri live su Twitch c'era diciamo una spaccatura tra chi voleva e chi non voleva. Tantissimi mi hanno chiesto: Leo, ma cosa devo fare? Leo, secondo te conviene? Leo di qua, Leo di là. Questo è il video apposta, cioè, sinceramente è il video apposta. Ma prima di iniziare ovviamente vi chiedo di lasciare un bel like per supportare al massimo sia il canale che ovviamente me e il lavoro che faccio tutti i giorni. Detto questo, andiamo subitissimo a farvi vedere ovviamente che c'è anche una multi gratis per poter appunto prendere questo Sariel. E oltre a questo, oltre alla multi gratis, possiamo anche vedere qua sotto che c'è questo ticket, per così dire, che tra poco lo apriremo. E abbiamo un 5% di trovare 25 gemme. Andiamo subitissimo a aprirlo. Uno è shoppabile, uno è gift nelle mail e un altro appunto dalle missioni. Dovrebbe essere qua. Ora, scusate l'ignoranza, però effettivamente lo si ritira questo ticket, ma i reward dove sono? Cioè, come funziona? Perché non l'ho ancora capito. Cioè, non c'è nulla a riguardo. Forse è una specie di login. Cioè, non lo so, al login lo vediamo. E tipo al login abbiamo per appunto il ticket che si apre. Non lo so, ditemelo nei commenti. Comunque non c'è nulla nell'item box, quindi vediamo un attimino come funziona. Poi ripeto, c'è questo ticket, c'è uno regalato per appunto anche nelle mail essenzialmente. Prima di andare avanti con il video però volevo ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter, e anche ovviamente girate sul mio server Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione ragazzuoli, mi raccomando, è importantissimo, perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni. E tra l'altro mi raccomando, tutto in descrizione, seguitemi. Ora, quindi, oltre al poterne ottenere un altro, che ripeteci questo simbolino, non vorrei che fosse un ticket che te lo dà al login, qualcosa che comunque te lo dà al login. Ora, comunque, a parte questo, andiamo appunto a parlare del nuovo Sariel. Nuovo Sariel Boys, che è ovviamente il fulcro di questo video. Siamo qua per parlare di Sariel. Tra l'altro lo sfondo è qua, alzo le mani, ditemi se sto sbagliando. Lo sfondo che abbiamo qua dietro dovrebbe essere quello dove 3000 anni fa, per appunto, esce Gother in Sede Rotelle. In teoria dove c'è Melasculo, poi c'è anche Nero Basta, tipo, non mi ricordo, dovrebbe essere quello specchio. L'alzo le mani se sbaglio, perché giustamente si può sbagliare tutti, non mi ricordo un cazzo. Però comunque, Sariel verde, cosa fare su questo Sariel verde? Pullare o non pullare? Intanto, banner a 600 con 16% di pullare lui, ovviamente al GSSR, con ovviamente tra l'altro lui al garantito, solo lui, non si può scegliere. Il banner, ragazzi, è molto molto buono. Troviamo Gother, Sariel con lo 0.5, tra l'altro è livello di rete. Ieri ci aveva azzeccato nel video, ma comunque beh, ci sta, verranno quelli. 3% totale, 0.5 per Sariel, con uno 0.25 per Lilia Rossa, Gother Verde, Nanashi, Issin Rossa, Arthur Rosso, Sigurd, Brunhilde, Dian Verde, di Ragnarok, Hauser Blu, quello lì, così con Gother Fest, se non erro, e poi ovviamente anche Dian, Dian, Matrona, Halloween, che forse è uno dei primi premi di questo banner. Cosa fare? Allora, sì, il banner, ragazzi, è bait. Tutti a dire banner bait, sì, è un banner bait, poco da fare, nel senso, ti ci buttano dentro Arthur Excalibur, che vuoi o non vuoi è ancora giocato in PvP ban purgatorio, e per forza devi avere Arthur per giocare ban, quindi obbligatorio. Gother Verde è ancora uno dei migliori PG da tier god, poco da fare, ormai ha un anno e passa dalla sua uscita, sempre poi pure limited, quindi poi
Abbiamo detto più volte il concetto di limited su Gankowski è strano, però comunque è sempre limited, ripeto. Abbiamo comunque Nenaship, Jikarin, abbiamo Sigurd, ottimo PG, TRS, è uscita la tier ieri, andate proprio per la punta a recuperarla. Brunhilde, ragazzi, PG must per il piccione, poco da fare, è quella che è veramente vero carria insieme a Miodas, Matrona e qualche altro personaggio, volendo anche King. Quindi diciamo che forse lei, però, a differenza di quest'ultimo che ho detto, è quella che veramente vi cambia e vi fa la differenza nella Beast Battle. Quindi diciamo che è forse il primo premio, anche per quanto mi riguarda, visto che non ce l'ho ancora Brunhilde, il primo premio in assoluto, insieme a Saryl ovviamente. Trovassi entrambi due multi, ragazzi, boh, giocherei la schedina per vedere se è giorno fortunato. Ma comunque, a parte questo, Diana, PG carino. E poi ovviamente anche Matrona, ragazzi, Matrona Halloween, PG della Madonna, che ormai anche questa insieme a Brunhilde e qualcun altro è veramente ormai master, si gioca obbligatoriamente nel piccione della care in un modo veramente fantastico. Quindi diciamo che primi premi in assoluto, Gother, Brunhilde e Matrona, volendo anche Sigurd, il resto ovviamente va sempre più a calare. Saryl è il premio principale insieme a quelli che ho appena detto, però, attenzione, perché questo Saryl ha fatto alzare un polverone abbastanza importante, del tipo: ma che senso ha pure questo personaggio se ancora oggi non c'è il Arcangelo DPS per eccellenza, visto che comunque l'unico DPS vero e proprio potrebbe essere o un Tarmil di ulti o un Saryl di skill, però Saryl è lui stesso, quindi non si può giocare. E lei stessa, perché non è lei questa, attenzione, abbiamo parlato ieri live ed è una lei, attenzione. Però comunque, ripeto, ha senso o non ha senso pullare? Perché il banner è bait, quel che vi pare. Allora, secondo me, ragazzi, io vi dico la mia pura e sincera verità: se vi mancano la maggior parte dei personaggi god in questo banner, pullate. Fregatevene se è un banner bait. Perché? Perché, ragazzi, poco da fa, c'è uno 0.25 con per una volta poche SSR dentro il banner. 0.25 è alto per quelli non nelle tap. Vi ricordo che lo 0.25 è il rate dei fest, dei banner fest. Cioè, ragazzi, ok? Quindi io vi consiglio il pull se vi manca Gother, se vi manca Brunhilde, se vi manca Matrona. Cioè, sono PG limited, a parte Brunhilde, il resto è limited. Cioè, capiamo, è veramente tanta roba come banner. Quindi, sinceramente, io consiglio il pull se vi mancano la maggior parte dei personaggi. Cioè, se vi manca solo ed esclusivamente Brunhilde, skippate da free to play. Attenzione, perché attualmente questo Saryl sembra essere un PG carino, nulla di eccezionale, però secondo me è la controparte. Qua tra l'altro mi ci ha fatto pensare un ragazzo su Twitch, è la controparte, sembra in tutto e per tutto, di quello che è Arthur Excalibur. Arthur Excalibur per ban è il suo best buddy. Questo Saryl mi sembra in tutto e per tutto la controparte, scusatemi, il best buddy di Mael, del futuro Mael. Perché sì, è praticamente ormai confermata Litz Light, che comunque, non essendo un arcangelo, lui non va a boostarla. Però pensate questo, Arthur Excalibur uscì prima di ban. Non sapevamo che uscisse ban, ok? Tutto a dire, è Arthur carino, ma nulla è eccezionale, potete benissimo skipparlo. 3 settimane dopo, ban purgatorio. Tutto a dire, Arthur Excalibur ha un senso ora. Tutti a volerlo, tutti quelli che avevano skippato Arthur poi piangevano, ok? Questo Saryl, io ho paura che sia esattamente la stessa identica cosa, identica, e io ho paura di questa cosa qua. Magari non uscirà come prossimo Fast Mile, ma se esce fra 2 mesi, 3 mesi, e questo personaggio non tornasse prima, piangiamo tutti poi. E se mettiamo caso che Mile è obbligato a giocare con questo, sarà obbligato a giocare con questo personaggio, e magari voi avete skippato perché era un bundle bait, ok? Speculazione a manetta. Però questo è quello che su cui volevo farvi ragionare. Sembra essere un buffer, sembra essere letteralmente copia e incolla quasi di Arthur buttato per un futuro PG DPS arcangelo, quello che probabilmente Arthur per ban. Sembra essere esattamente questo. Ripeto, non abbiamo la certezza di nulla. Potrebbe essere che Miles se ne frega il cazzo di questo Saryl. Però io non mi farei perdere, non mi farei sfuggire la chance, sinceramente. Io poi non rischierei. Di fatto, io vi ho detto, oggi non shopperemo. Però diciamo che poi, se non lo troviamo alla fine del giro, la facciamo. Voglio meno colpa per lui. Poi c'è anche Brunhilde, quindi questo banner per me è assolutamente god. Punto e basta, cioè è veramente buono. Detto questo, ragazzuoli, ripeto, alla maggior parte consiglio di skippare. Perché se avete 200 gem, skippate, tenetele assolutamente.
Detto questo, unica multa di questo video, tentando la fortuna, e oggi live vediamo di farne un altro paio. Però ripeto, non shopperò mai al D1 se non per i fest, qualche fest grosso. Quindi, ripeto, poi lo voglio monocopia questo Sarir. Se trovo subito Sarir, non pure nemmeno per Brunilde. Alzo le mani. Unica multi, dai, ho shaftato da King, ho shaftato da Meliodas, si shaft anche adesso, infatti, vedi? Tutto torna, ragazzi, tutto torna, la rota gira. Non per me, cioè è due mesi che per me non gira, quindi va bene così, no? Va bene così. Che spettacolo, grande cosa, quando fa così, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per questo video. Noi ci vediamo per appunto oggi live su Twitch, dove faremo un altro paio di multi. Ripeto, oggi non ho intenzione di shoppare, però ripeto, dura due settimane, quindi due settimane probabilmente il giro lo finiamo. Anche perché due settimane arrivi quasi a 300 gemme. E niente, questo è quello che sarà. Questo Sarir, io non mi voglio precludere la chance che questo Sarir sia o sarà il PG Best Buddy di Mile, perché poi lo rimpiangiamo, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta, iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, anche altri qua sopra nelle schede, e mi raccomando, un bel like sia questo e sia il video uscito precedentemente a questo, e ovviamente il live su Twitch alla solita ora, non mancate il link in descrizione. E let's go, boys! E c'è tutti, raga, ragazzuoli!